uomo di pace, una persona per bene, un sognatore che guardava il mondo come fosse un bel giardino. Umile, sensibile, così che lo ha conosciuto, descrive Luca Attanasio, 43 anni, l'ambasciatore italiano in Congo, ucciso un anno fa insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci, la sua scorta, e all'autista Mustafa Milambo, vicino Goma, nel corso di un rapimento a scopo di estorsione finito male. Sarebbero morti per $50.000, secondo la procura di Roma, che sta seguendo uno dei filoni dell'inchiesta. Era il 22 febbraio 2021. Attanasio ed altre 6 persone del Programma Alimentare Mondiale erano in missione quando un gruppo di banditi armati di fucili mitragliatori ha assalito il convoglio. La richiesta di soldi, una cifra che i passeggeri non avevano. Il comando spinse gli ostaggi verso il bosco, poi gli spari. Iacovacci morì sul colpo. Attanasio, ferito gravemente all'addome, si spense qualche ora dopo. Arrestati dalle autorità congolesi, i presunti sequestratori, accusati di omicidio colposo, il vice direttore del PAM e il suo collaboratore locale per non aver rispettato i protocolli di sicurezza nella preparazione del viaggio. Attanasio ha lasciato la moglie Zakia e 3 figlie, una famiglia spezzata come quegli ideali inseguiti sin da quando era un ragazzo. È con grande piacere e con grande affetto che do il benvenuto a Zakia Sediaki. Scusa, ma ti chiamo amore. Benvenuta. Scusa se non posso avere. La canzone l'hai scelta tu questa? Sì. Perché? Diciamo la nostra canzone. Era la vostra canzone d'amore? In questi giorni è uscito un libro dedicato a tuo marito. Il libro si chiama Luca Attanasio, storia di un ambasciatore di pace. L'hai scritto insieme, l'ha scritto Fabio Marchese Ragona. E so che tu hai voglia di parlare di Luca? Sì. Anche se questo so che ti crea un grandissimo dolore. Sì, ma comunque una grande parte di Luca sta sul libro, la cosa importante di come messaggio che vogliamo far passare ai giovani di crederci, ai sogni. E Fabio l'ha fatto molto bene, si è messo il cuore per farlo, a raccogliere tutti i racconti dentro. C'è un'inchiesta in corso ovviamente per stabilire le responsabilità. Avveniva un anno fa nella Repubblica del Congo. Moriva Luca Attanasio, tuo marito, Vittorio Iacovacci e l'autista Mustafa Milambo. Mi racconti, Luca, voi come vi siete conosciuti e lui che uomo era? Una favola, diciamo, nel nostro magico Marocco. Ci siamo incontrati proprio un giorno di San Valentino. C'è un uomo, c'è una persona molto, molto speciale per me e per tante persone che l'hanno conosciuto. Come ti sei accorta che era una persona speciale? Subito, c'è una cosa magica. E insieme avete 3 figlie, 3 bimbe, Sofia, Lilia e Miral. Adesso quanti anni hanno? Sofia ha fatto 5 anni a novembre, le gemelle hanno 3 anni. Vi siete conosciuti a Casablanca, giusto? Perché esatto. Luca era un giovane talento della nostra diplomazia, sì. E quindi era già lì e poi insieme vi siete trasferiti in Congo, dove lui era ambasciatore. E che cosa ricordi di quel primo incontro? Dove siete andati, cosa avete fatto, di cosa avete parlato? Abbiamo mangiato una pizza insieme al nostro amico Fabrizio Nonis. È tutto nato lì. E quando avete capito che vi eravate innamorati? Allora, già che dai primi incontri è già passato un feeling che abbiamo iniziato un po' a condividere tutto, anche tutte le diversità che ci abbiamo noi due, cioè cultura, religione, tutto. E la diversità vi ha unito, vi ha incuriosito l'uno verso l'altro? Sì, certo. Sì, è una ricchezza di mettere tutto insieme, le diversità insieme. Nel libro tu scrivi: pensare a Luca, ricordarlo con i suoi pregi e i suoi difetti, è sempre una ferita che si riapre. Ma devo farlo perché tanti giovani possano prendere esempio dalla sua vita. Qual è l'esempio che ci lascia?
L'esempio di Luca, che come dicevo, un sognatore, è una persona che credeva proprio a questi sogni, perché aveva questa determinazione a mettere fino in fondo il suo sogno. Qual era il suo sogno? Aveva vinto anche il premio Nassiriya insieme, avete vinto il premio Nassiriya come appunto per la pace. Che cosa faceva? Peraltro lui è morto perché stava andando anche a controllare un programma alimentare, quindi non perché stava andando, era un viaggio, la sua strada andava verso gli altri, andava verso una comunità di... Allora, la cosa importante è che lui amava il suo lavoro. E questo è già un primo messaggio, che dobbiamo scegliere cosa vogliamo fare per farlo bene. E aveva questa responsabilità di ben rappresentare l'Italia, che lui era molto orgoglioso di essere italiano. E l'ho fatto bene, e ha rappresentato bene il corpo diplomatico, perché ha fatto proprio il diplomatico in tutti i sensi. E non era, appunto, appartiene a quella nuova generazione di ambasciatori italiani che sono con la gente dei paesi dove vanno. Amava moltissimo l'Africa e quella voleva aiutare. E, tu dici, la sua morte deve essere come un fiore che sboccia per tanti altri che vorranno seguire il suo esempio. Luca, mio dolce Tenten, perché lo chiamavi Tenten? Sì, Tenten perché c'aveva sempre il ciuffetto, qui non c'è. Grazie per quello che hai lasciato nel cuore delle persone che hai incontrato, grazie per avermi dato l'occasione di vivere come in una favola da raccontare alle nostre tre principesse. Di matrimonio non ne hai fatto uno solo? No. Quanti ne avete fatti? Ne abbiamo fatto tre feste. Perché? Perché è stato normale fare il civile con gli amici qui a Roma, e abbiamo fatto questo rito paolino, che è un rito misto. Tu sei musulmana? Sì. E poi la grande festa a Casablanca, che è stato proprio il carnevale per Luca. Che era la tua... Sì. Tu sei di Casablanca proprio? Sì, sì. Okay. La tua città. E perché dici il carnevale per Luca? Perché è una festa, sì, un matrimonio marocchino è una grande festa. Com'è quindi un matrimonio marocchino? C'è il trono, sono cose che ha vissuto per la prima volta, quindi essere c'è sul trono. Quindi tu sei arrivata su questo trono e che succede? Ma anche lui l'hanno fatto salire, quindi vestite tutti colorati, si è cambiato pure lui più volte. Sì, è un carnevale per Luca. E quel giorno, il 13 di febbraio, il 22 di febbraio, tu dovevi essere con lui su quella macchina, sì, che poi è stata fermata e che poi ha portato alla morte di tuo marito. Sì. Cosa accadde? Allora, il destino ci ha tolto Luca, ma ha fatto che io devo proprio stare qui per le bimbe e per continuare quello che portare avanti la memoria di Luca come si deve. E tu perché poi non sei salita su quella macchina? Perché alla fine non sono più riuscita ad andare, perché l'unica persona che ci teneva le bimbe è la mamma, che ha dovuto viaggiare qualche giorno prima che hanno confermato le date di questa missione, di questa visita. Ero costretta a rimanere a Kinshasa. E quindi tu sei rimasta lì e lui invece purtroppo è andato. Alle bimbe cosa gli hai raccontato di papà? Cosa gli hai raccontato di quello che è successo? Quello che sanno è che papà ha fatto un incidente e il medico non è riuscito a aiutarlo. E insieme a Vittorio. Certo. E, parli loro di Luca? Parliamo tutti i giorni di Luca. E loro quasi tutti i giorni hanno bisogno, questo bisogno di guardare momenti passati con loro padre. E gli fa vedere le foto, so che ne abbiamo molte qui, ecco, le bimbe ovviamente sono oscurate, e rivedete insieme delle foto. Che cosa gli racconti di papà, del papà? Cioè che papà ci ama tanto, che non voleva, si doveva scegliere, non è che ha scelto di andare e non tornare a casa, ma loro non riescono ancora a capire perché, certo, non è più tornato. Vediamo
torniamo all'Imbiate, dove Luca è cresciuto, perché proprio ieri l'altro c'è stato un evento per ricordarlo con la Fondazione Mamma Sofia, che è la vostra fondazione, sì, che ha preso il nome di Sofia, che è la vostra primogenita, giusto? No, più per il senso di Sofia che saggezza. Sapienza, sì. Quindi che avete dato il nome a Sofia per, anche alla vostra fondazione. No, Sofia è un'altra storia, perché è stata... Cioè? Sofia, la nostra figlia, è stata più per la canzone Mira Sofia. Qual è Mira Sofia? Sì, perché... sì, perché sì, quando ero incinta e stavo un po' cercando, pensando al nome, e si è scattata questa canzone e la vedevamo proprio in nome dappertutto. Abbiamo detto, sì, Sofia. Ma per la Onlus è stato un po' diverso, è stato più per... Più serio. Per significato perché... di base e fare tutto tramite istruzione e formazione. Che è la cosa più importante, perché solo attraverso l'istruzione e la formazione è la base, dei più sì, piccoli, sì, lo diceva Don Milani in Italia tanti sì, anni fa, che quella è la chiave sì, perché non ci siano più guerre, perché non ci siano più soprusi e perché tutti possano avere un'opportunità di miglioramento della propria vita. Giovanna Savini. È importante essere nel posto dal quale lui è partito, dalla sua realtà, dal suo paese, dal suo oratorio, e il tutto con la voglia di stare assieme e di ricordare quello che stava cambiando il modo di agire degli ambasciatori. San Giorgio all'Imbiate vicino Monza. Luca Attanasio era cresciuto proprio qui, la famiglia, gli amici, la passione per il calcio coltivata proprio su questo campetto dove oggi si disputa una partita speciale. In campo la nazionale italiana cantanti e un team di artisti, influencer e youtuber allenati da Fabio Capello. Lo scopo è quello di permettere ad uno dei più grandi sogni di Attanasio di continuare a vivere dopo la sua morte, restituendo attraverso la fondazione Mamma Sofia speranza e dignità a tanti giovani che ogni giorno lottano contro la discriminazione, la marginalità, l'intolleranza e la negazione dei più elementari diritti umani. Quanto ha fatto l'ambasciatore Attanasio è veramente qualcosa che fa la differenza, perché molte volte si parla, ma chi fa si sacrifica come si è sacrificato lui, lascia un segno indelebile e importante. Il grande Attanasio ha lasciato un messaggio di speranza ed è quella che noi dobbiamo dare, e dobbiamo agire, andare avanti con determinazione e sempre a testa alta con i piedi per terra. Noi cerchiamo, anche se in maniera simbolica, per poche ore di essere qui proprio per accendere la luce, per far sì che non si spenga appunto il ricordo, che può essere peraltro poi anche molto stimolante per le generazioni nuove a seguire i suoi passi. Lui era proprio di qua e oggi ci ha regalato una bellissima giornata di sole dopo questi giorni uggiosi che ci sono stati, e forse ci sta guardando e cercheremo di onorarlo con dei bei gol. È collegato con noi Fabio Marchese Ragona, l'autore del libro dedicato a Luca Attanasio. E grazie per essere con noi. Ti accolgo leggendo quanto Luca Attanasio aveva detto, ringraziando chi lo aveva insignito di questo premio internazionale Nassiriya per la pace. Un discorso abbraccio molto, molto bello e molto intenso. E a un certo punto dice: io e mia moglie abbiamo 3 bambine e quando dico che viviamo in Congo tutti sono stupiti. Anche tanti nostri connazionali ci dicono: ma come? È pericoloso. Bisogna partire dal presupposto, dice Attanasio, che fare l'ambasciatore è un po' come una missione. Secondo me, quando sei un rappresentante delle istituzioni, hai il dovere morale di dare l'esempio. Che esempio ci lascia Luca? Fabrizio? Fabio? Lascia un esempio importantissimo, perché è il classico ragazzo partito dall'oratorio di una cittadina di provincia che ha realizzato un sogno, ha realizzato il sogno di diventare un ambasciatore, ma soprattutto di diventare uno strumento di pace, perché lui stesso a 23 anni scriveva una lettera a se stesso in cui diceva: voglio essere uno strumento di pace. E da lì si è impegnato e, partendo dall'oratorio con gli insegnamenti che ha avuto da bambino e man mano crescendo, è riuscito a realizzare un sogno. Quindi è un esempio importante soprattutto per i ragazzi, perché possono conoscere la figura di un italiano, vero italiano, che ce l'ha fatta.
Zaki, tu ci hai restituito oggi solo parole di speranza e di questo ti siamo grate. Nel tuo cuore riesci a non provare rabbia? Allora, già su questo io posso rispondere in una maniera diversa, che per arrivare alla pace la violenza non può essere tolta dalla violenza. È per quello che ho preso questa decisione, che mamma Sofia è sempre operativa in Congo, perché non sono stati questi bambini, queste mamme che, a chi abbiamo dato speranza, che ci hanno tolto Luca. È una cosa separata, quindi verità, giustizia e... cioè veramente abbiamo bisogno, sia per, come famiglia, sia per l'Italia, e continuare un po' il modello di Luca per i giovani, e si va con mamma Sofia. La notizia della morte di Luca, tu come l'hai appresa? L'ho appresa proprio quando sono arrivata all'ambasciata, perché nessuno rispondeva. E quindi sei arrivata, ti hanno chiamato di andare, ti hanno detto di andare in ambasciata, no? Allora, ho avuto una chiamata dall'ambasciatrice dell'Unione Europea, che, pensando che ero al corrente di qualcosa, e, cioè, una cosa per me che non ho mai immaginato, ho sentito Luca prima, tutto sereno, mi fa... Ti mandò un selfie pure, no? Una fotografia sì, che aveva mandato, sì, insieme a Vittorio. Sì, esatto, subito prima, della partenza, sì. E quindi tu non immaginavi, perché avevi sentito Luca? Sì, e poi ho capito che me l'ha detto chiaramente, mi ha detto no, e c'è stato un problema durante, sì, per strada con Luca, e, ma tu non sai nulla? Ho detto, boh. Ho chiamato l'ambasciatore dell'Unione Europea e gli ho detto, adesso devi dirmi tutto, cosa è successo? Mi fa, c'era un problema, Luca è ferito, ma stai tranquilla, perché lo stanno portando all'ospedale, e ancora vivo, e è una cosa che può superare. Invece no. Cosa ti dà la forza oggi? Sappiamo la missione di Luca, le tue figlie, e come guardi, come vedi il tuo futuro? Allora, il mio futuro io lo vedo già con Luca ma non so come spiegare questa cosa più forte di me, e già tramite le nostre tre bimbe, che devono, e un dovere mio, che devono conoscere bene chi era il loro padre. E quindi la tua vita è, la tua missione, la tua vita, il tuo futuro è far vivere Luca attraverso di te e attraverso loro? Sì, attraverso di loro e attraverso tutte le persone che ci hanno creduto in Luca, e noi, a mamma Sofia, perché... un progetto che è nato con Luca al mio fianco e adesso nella sua memoria va avanti. E questo ti aiuta a lenire il dolore? Molto, molto, perché fare del bene e diffondere i valori di pace è una cosa sempre che aiuta dentro. C'è il papà, Salvatore, che è stato intervistato sempre da Giovanna Sabini, sempre all'Imbiate, il luogo da dove tutto è partito, da dove Luca è partito. Dimenticare Luca vuol dire mandare, cioè, questa storia nell'oblio, e non va bene, non servirà mai una verità certa. Lui ci credeva davvero nell'inclusione, nella solidarietà. Fin da quando era ragazzo, qui a Tenoratorio ha fatto tantissime iniziative in questa direzione. Poi, quando è diventato adulto, ha visto nella carriera diplomatica veramente la strada per fare del bene. Cioè, lui amava l'Italia, amava il suo paese. E in qualsiasi parte del mondo in cui lui è stato, ha sempre difeso e portato avanti l'italianità. Grazie davvero a Zaki, grazie a Fabio Marchese Ragona. Grazie per essere stati con noi e per averci aiutato a conoscere un pochino meglio quest'uomo. Grazie a voi. Che ci rende orgogliosi di essere italiani, e speriamo che sia fatta davvero verità e giustizia, perché Luca se lo merita. Grazie, Zaki.